Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Scopriamo i motori. La puntata di oggi è indirizzata principalmente ad un utente in particolare, ma può rivelarsi interessante per chiunque debba svolgere l'esame pratico della patente B e per tutti coloro che sono appassionati di meccanica dei motori. In questa puntata, infatti, parleremo delle principali parti di cui è composto un motore, senza soffermarmi troppo sul loro funzionamento come solitamente faccio. L'intento è quello di dare un'idea generale dei componenti di cui ha bisogno un motore per funzionare. Iniziamo subito. La testata. Su di essa sono presenti i collettori e i condotti di aspirazione che portano l'aria o la miscela alle luci di aspirazione. Nella testata c'è un condotto di andata e uno di ritorno dell'olio. Nel diesel c'è sia il foro per l'iniettore che quello per la candeletta di preriscaldo, cioè la precamera. Nel due tempi la testata porta solo la candela, mentre nel quattro tempi ci sono le valvole. Se il circuito non è raffreddato in modo adeguato, c'è il rischio che la guarnizione si deteriori. Basamento. Esso fa da sostegno alla canna del cilindro, nella parte interna si monta l'albero. Prende il nome di monoblocco perché contiene tutti i cilindri. Albero. Insieme alle bielle, trasforma il movimento alternativo del pistone in rotativo. Pistone. È l'elemento che dà il moto, il suo diametro è leggermente inferiore a quello del cilindro. Le candele. Nei motori a benzina, le candele servono a produrre lo scoppio che mobilita il pistone tramite una scintilla. Le vetture a gasolio non utilizzano le candele in questo modo, infatti sono predisposti solo di alcune candelette, le quali preriscaldano il diesel prima di essere bruciato. Quest'ultimo, visto che brucia a basse temperature, continua a essere combusto anche senza l'ausilio delle candele, grazie al surriscaldamento dei cilindri. Cinghia. La trasmissione è regolata tramite l'attrito che si crea dalle puleggie. Sono realizzate con una gomma molto robusta, hanno una parte in tela sintetica per dare più resistenza. Nelle auto si tende a utilizzare una sola cinghia detta multigole, ossia con più gole. Questo per trainare con più forza. Coppa dell'olio. Contiene l'olio di combustione e la pompa che lo manda in circolo. La coppa occupa tutta la parte bassa del monoblocco, al quale è fissata con dei bulloni. Nelle vetture con lubrificazione a carter secco la pompa non esiste, il carter riduce l'altezza del propulsore e garantisce un pescaggio perfetto. Impianto di aspirazione. L'impianto di aspirazione è posizionato nella parte alta del motore e serve per far entrare l'aria e per farlo respirare. È dotato di un filtro, collocato in un cassoncino di plastica o metallo fermato ad una sede, chiamato airbox, che trattiene le polveri per impedire che queste possano danneggiare le palette. Il radiatore. Esso ha il compito di raffreddare le parti del motore, le quali raggiungono temperature elevate. È composto di una griglia, posta solitamente sul muso dell'automobile, la quale, grazie all'aria ricevuta durante il viaggio, si raffredda ed a sua volta raffredda il liquido contenuto. Quest'ultimo, circolando, raffredda le parti del motore, si riscalda lui stesso per poi tornare nel radiatore a raffreddarsi nuovamente. Attenzione! Non aprite mai il radiatore dopo aver utilizzato l'automobile, in quanto la forte pressione creatasi all'interno vi farebbe schizzare il liquido bollente addosso, procurandovi ustioni di terzo grado. Il filtro. Il filtro è formato da due camere isolate mediante una guarnizione in gomma ed è composto da una cartuccia realizzata con un foglio di fibra di cellulosa ripiegato a fisarmonica. Alla parte del filtro che si affaccia verso l'aspirazione viene applicata una rete metallica per rinforzare la cartuccia. Ci sono moltissimi tipi di filtri, quello appena descritto è il tipico montato su auto di serie non sportive. I cilindri sono disposti in modo diverso a seconda dell'auto. Prossimamente farò un episodio anche su questo. Anticipo già ora che nella maggior parte delle auto la disposizione più utilizzata è il 4 cilindri in linea. Altre configurazioni spesso utilizzate sono il 6 cilindri in linea, il V6, ossia 6 cilindri disposti a V su due bancate contrapposte, o il boxer. Verranno spiegati tutti in modo più approfondito nei prossimi episodi.